Gianluigi, Radio Vacanze, oggi sono al PUF insieme a Francesco Fiorini, nostro amico, Finlando, un scopritore della Roma e soprattutto un romano vero. È un romano che, come il solito cuore che distingue noi nati in questa grande città, ha contribuito sia al proprio successo, ma ne ha portati tanti dei ragazzi al successo. Condividi questo? Sì, devo dire ciao, buonasera a tutti, anzi, ma sì, buonasera a tutti. Certo, siamo a sera. Sera. E sì, in effetti papà, non io, ha portato al successo tantissimi artisti, no? Dall'inizio, da Montesano, Nino Banfi, Gianfranco D'Angelo, Leo Gullotta. Tutti quelli della vecchia generazione. Quest'anno noi abbiamo iniziato un nuovo percorso. Lando ci sarà solo il sabato sera al PUF che fa un recital. Infatti, si intitola Una voce, una città. Di tutte canzoni, finalmente, perché non l'ha mai fatto al PUF. E però il venerdì abbiamo istituito questa nuova avventura che si chiama Verdi a Caselando. Abbiamo iniziato il 9 ottobre con Antonio Giuliani, Pablo e Pedro, Luciano Lembo, tantissimi, tantissimi. Massimo Bagnato, ne abbiamo fatti tantissimi. Marco Capretti. Adesso ne lascio fuori tantissimi che sono passati qua e stiamo facendo questa rassegna fantastica. Devo dire che si concluderà il 5 giugno appunto con l'ultimo spettacolo, che sarà appunto di Pablo e Pedro. E abbiamo continuato, non abbiamo scoperto nessuno in questo caso, che sono già giovani affermati, ma stiamo dando tra virgolette una casa nuova a tutti questi cabarettisti romani. Ecco, anch'io condivido il pensiero di Francesco perché io credo, e sono convinto anche di Lando, che sia questo teatro debba vivere sempre e soprattutto sia lui che dia. È come se fosse lui un trampolino di lancio e una vetrina per i nuovi che arrivano. Ma guarda, sicuramente ci mettiamo tanto amore, tanta passione, tanta professionalità in tutto quello che facciamo, ormai da 47 anni, perché il 15 febbraio di quest'anno, 15 febbraio 2015, abbiamo compiuto 47 anni di vita, di attività. E stiamo dando continuità a un lavoro svolto per tanti anni, ormai l'unico, si può definire l'unico cabaret rimasto a Roma vero e proprio. E quando dicevo cerchiamo di dare una casa a tutti questi cabarettisti romani, è perché è proprio così, perché in un posto storico, in un posto molto bello, in un posto appunto dove tantissimi artisti sono nati, continuiamo a far dare questa a dare questa opportunità a tutti quanti. Dunque, diciamo, non c'è più un vecchio, un nuovo, ma un continuo, È un un continuum, passaggio, una staffetta, un testimonial che passa. sì. Infatti Lando quest'anno ha detto: quest'anno io farò solo canzoni, non ho mai fatto al PUF per 47 anni, farò un recital vero e proprio, pianoforte e voce. Però per continuare con la nostra comicità che abbiamo avuto per tantissimi anni, abbiamo deciso di dare spazio a tutti questi artisti, tra virgolette, giovani o meno giovani, conosciuti o meno conosciuti, però tutti quanti in ugual modo bravissimi. Legati a Roma, legati al PUF, Sì, legati sì, sì. al far star bene le persone che Fagli vengono a passare un'ora e trovare. mezza tranquilli e rilassati e divertiti. Ecco, questo allora era Francesco Fiorini. Io mi vado ad accomodare dopo la cena, che chiaramente C'è è il ristorante ottima, alle 20 e ottima, 30, certo. non abbiamo, perché il romano soprattutto, oltre a divertirsi, ama comunque mangiare e bene, e qui si mangia bene e si ride meglio. Possiamo Sì, dirla così sì, sì. stasera. Allora, buon appetito e buona E risata. buona risata, va. Gianluigi, Radio Vacanze, grazie a Francesco Fiorini e un abbraccio con tutto il cuore a Lando Fiorini. Grazie a te e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.